Dopo aver esplorato la regione del Monte Congo, passiamo ad un'altra delle tre possibili strade esplorabili in seguito alla sconfitta di Genichiro. Parliamo quindi oggi degli abissi di Ashina, zona a cui ho affidato la stessa difficoltà del Monte Congo, essendo una strada parallela. L'accesso a questa zona può avvenire mediante due differenti strade. La prima attraverso le segrete di Ashina, le prigioni, la seconda attraverso la zona del tutorial, che sarà la strada che prenderemo in considerazione. Attraverso questa strada, infatti, come prima cosa ci verrà presentato davanti un ratto, uno di quei ninja vestiti di viola che abbiamo già incontrato in precedenza, in particolare alla tenuta Hirata. Questa volta però il combattimento che ci ritroveremo ad affrontare sarà molto più difficile per due fattori. Il primo saranno le due barre di vita del nemico che potremo senza problemi dimezzare attaccandolo in maniera furtiva dall'alto. Il secondo è la dimensione ridottissima della stanza in cui dovremo effettuare il combattimento. E sarà proprio quest'ultimo motivo il problema delle nostre sicuramente decine di morti. Perché il nemico non è difficile, l'abbiamo già incontrato, lo conosciamo il suo moveset, tutti i suoi attacchi e le schivate annesse, ma non conosciamo questo nuovo e pericolosissimo nemico che è la telecamera, che non ha mai dato nessun problema all'interno di questo gioco, ma durante questa boss fight è proprio all'apice dei suoi malfunzionamenti. Infatti molto spesso perderemo il target, ci ritroveremo girati in direzioni che non avremmo mai desiderato, e tutti questi problemi che ci faranno prendere attacchi e ci uccideranno senza nessun motivo, quindi ci vorrà un po' di pazienza, però la lotta è semplice. Superata quindi questa prova, potremo finalmente mettere per davvero piede all'interno degli abissi, e gli abissi si aprono con una boss fight, lo stregone viola che saltella. Questo nemico, al contrario di tutti gli altri nemici incontrati finora, non utilizzerà il combattimento corpo a corpo, che sia con un'arma oppure con pugni, calci e prese, ma utilizzerà puramente la magia. Per questo motivo inizialmente sarà molto difficile da superare, perché è un qualcosa che non abbiamo mai incontrato. Nel momento in cui la magia ci colpisce, poi ci verrà inferto lo status di terrore, che in brevissimo tempo potrebbe portarci alla morte. Per questo motivo dovremo continuamente spostarci, zigzagare, correre in giro per la mappa fino a che non saremo abbastanza vicini da poterlo attaccare con la spada e infliggergli danno da postura. Nel momento in cui però saremo vicini da un po' troppo tempo, il nemico deciderà di spostarsi in un punto diametralmente opposto a quello in cui ci troviamo noi, costringendoci a rifare tutto quanto da capo. In aggiunta a ciò, però, avremo anche il momento robottoni giapponesi, in quanto, oltre a dover evitare la magia e quindi di nuovo zigzagare e correre ovunque, dovremo anche preoccuparci di un cavolo di raggio laser potentissimo che nel momento in cui dovesse colpirci ci ucciderebbe o ci riempirebbe completamente la barra dello status terrore, uccidendoci comunque. Quindi raggio laser completamente da evitare se non si vuole raggiungere l'aldilà. Cosa che non ho detto di questa boss fight, che ritengo forse secondaria, è che nel momento in cui saremo abbastanza vicini e lo attaccheremo, i danni che infliggeremo saranno tipo minimi, ma proprio piccolissimi, insignificanti sia alla vita che alla postura, rendendoci tutti gli sforzi fatti per riuscire ad arrivare a quel momento inutili. E questa è una cosa secondaria, eh? Per questo motivo, infatti, la boss fight penso sia letteralmente impossibile da fare se non utilizzando i coriandoli divini, oggetti che potenziano il nostro attacco durante i combattimenti contro questo tipo di creature magiche e spirituali, e che all'interno del gioco si trovano in maniera molto limitata. Per questo motivo quindi ritengo che tale boss fight sia completamente da evitare in un primo momento, dato che comunque è possibile saltarlo, per tornare poi più in là, quando il nostro personaggio sarà potente e avremo i coriandoli divini, appunto, in quantità industriale. Assegno quindi una difficoltà di 8 a tale boss fight, aggiungendo due note. La prima è che utilizzando i coriandoli, nonostante tutto, è divertente. La seconda è che potremo dimezzare la vita del nemico cogliendolo di sorpresa con un attacco dall'alto, ma solo nel momento in cui effettueremo l'accesso all'interno degli abissi di Ashina dalla zona del tutorial. Quindi, buttandoci giù dal burrone e raggiunto l'idolo, ci ritroviamo davanti alla pozza di veleno.
Uno stagno di liquido verde, ristagnante, altamente tossico, con un sacco di appigli e sporgenze per un rapido movimento tridimensionale. Quest'area sarà piena di nemici armati di fucile, arma che infligge danno maggiorato nel momento in cui veniamo colpiti in area, a contrastare proprio il fatto di avere un sacco di libertà in altezza. A capitanare poi tutti questi nemici fastidiosi c'è la signora Occhi di Serpente. E tutto quanto era bello, stealth, simpatico, tutto figo con i movimenti 3D, ma nel momento in cui ci ritroviamo a combattere questo mini boss, che non è evitabile, perdiamo tutte le allegrie e emozioni che avevamo provato finora. Questo mini boss è praticamente invincibile combattendolo in maniera legit. L'arena in cui siamo costretti a combatterla è molto piccola, dato che comunque non possiamo entrare nel veleno. Ha attacchi che fanno un sacco di danni, in più molti sono spari, colpi di fucile, quello che è. Quindi il proiettile sarà molto rapido e difficile da deflettere senza prendere danni. Poi ha una presa, che è l'attacco che è veramente fastidioso e fa rabbia. È molto difficile da evitare. È chiaro il momento in cui utilizzerà la presa, ma è difficile da evitare perché saltare è inutile, muoversi di lato è spesso inutile, andarle alle spalle potrebbe comunque essere inutile perché si girerà e quindi moriamo così per 20-30 volte senza nessun problema. Cosa positiva, e penso sia l'unica cosa positiva in assoluto, è che delle due barre di vita possiamo andare a dover combattere necessariamente solo una, perché potremo dimezzarle. Difficoltà che quindi decido di assegnare a tale zona è di 9, perché veramente quanta rabbia, dico solo questo, quanta rabbia per questa boss fight. Fortunatamente poi sconfiggendola almeno veniamo ricompensati con un grano di rosario e tanti materiali per il potenziamento degli strumenti prostetici. Passando quindi alla prossima zona, ci ritroviamo all'interno di un'arena che potrebbe essere piena o vuota in base a quello che avrete fatto prima di arrivare a questo punto. Infatti, se prima dell'abisso avrete affrontato la zona della forra completamente, compresa l'uccisione dell'ultimo boss, all'interno di questa enorme caverna partirà una boss fight completamente inevitabile, di cui comunque adesso devo parlare per semplicemente completezza. La boss fight che parte è nuovamente contro la scimmia, che però si trova già nella fase 2, quindi quella senza testa e con la spada. Ad accompagnarla però c'è un minion, che sarebbe praticamente un'altra scimmia di dimensioni colossali, con però meno vita e avente moveset esattamente uguale a quello della fase 1 della scimmia che troviamo nella forra. Questa boss fight, nonostante inizialmente metta un po' di paura, perché già è stato un casino battere la scimmia nella fase 2 da sola, con l'aggiunta di questo minion sembra diventare più difficile, ma in realtà non è così, proprio perché il minion è molto fragile, quindi bisognerà avere pazienza, scappare da tutti gli attacchi e attaccare prima il minion, quindi uccidere prima il minion e poi la boss fight vera e propria per riuscire a superarla. In questo modo, quindi, con questo hit and run, la boss fight diventa semplice, dato che comunque conosciamo ogni tipo di attacco che ci verrà fatto e sarà possibile farla anche al primo try. Non che succeda in automatico, però è molto fattibile che si riesca a fare. Cosa di cui non dobbiamo assolutamente dubitare è che nel momento in cui ci ritroveremo fisicamente tra i due boss, tra i due mostri, la morte verrà, ci prenderà per mano e ci porterà lungo la sua strada. Perché nel momento in cui veniamo colpiti una volta e veniamo storditi, è sicuro che si muore. Quindi do a questa boss fight una difficoltà di 8, ma per una maggiore chiarezza e completezza vi rimando al video della forra. Superata la caverna, allora ci ritroviamo nuovamente all'aperto, in una foresta piena zeppa di nebbia. All'interno di quest'area troveremo un sacco di nemici deboli ma invisibili. In particolare i nemici resteranno invisibili quando saremo ad una elevata distanza da loro, ma diventeranno visibili, ma comunque con una certa trasparenza, quando ci avvicineremo. Importante e fondamentale per questa zona è uccidere gli arcieri, perché si sa che per diventare arcieri ad Ashina devi essere in grado di colpire i granelli di sabbia che si trovano in America dal Giappone, altrimenti il titolo proprio di arciere non te lo danno. Quindi
uccidere le arcieri come prima cosa in assoluto, perché anche quando ti troverai in un ramo dalla parte opposta della mappa, loro ti colpiranno e ti faranno danno, forse ammazzandoti, perché ti colpiscono proprio nel momento in cui tu dici non voglio morire, e loro ti ammazzano. Esplorando questa zona avremo una mini boss fight saltabile in cui il nostro avversario sarà di nuovo l'ubriacone e sarà totalmente identico sia di moveset che di attacco che di vita al nemico che già conosciamo e che adesso, rincontrando con potenziamenti e diavolerie varie che ci rendono potenti, sarà molto semplice da fare. Infatti questa lotta non ci ruberà più di qualche minuto. In aggiunta poi, sempre se prima di arrivare in questa zona avremo completato la forra, sarà possibile utilizzare il fischietto per utilizzare le scimmie a nostro vantaggio e quindi semplificarci ancora di più la boss fight, cosa che qui diventa esageratamente facile. All'interno di questa zona poi troveremo un senza testa che evitiamolo, io non ne parlo nemmeno perché questi sono nemici che sono slealissimi, quindi non ne parlo. Come ultimo boss per liberare la zona e quindi poter proseguire troviamo il nobile della nebbia, una boss fight praticamente di cartapesta, perché basteranno veramente una decina di attacchi per togliergli due barre di vita e poter proseguire. Fa molta paura a guardarlo perché non è umano, è un serpentino a tentacoli, poi suona uno strumento, l'arena è piccola, sembra circondato da un sacco di nemici che poi si scoprono essere statue, ma è fragile. Fa paura ma è fragile. Quindi complessivamente a tutta questa zona, che ha un sacco di nemici ma comunque è molto ampia e sono ben distribuiti, do una difficoltà di 5 sull'aspettativa. Vorrei poi aggiungere che molti dei nemici sono eliminabili in stealth con attacchi furtivi, ma molto spesso ci ritroveremo in trappole e quindi circondati da veramente 5-6 nemici tutti insieme, tra cui anche dei cani, che complicheranno molto la situazione, ma senza mai metterci davvero in pericolo, in quanto sono molto fragili e deboli. Proseguendo nella discesa, raggiungiamo finalmente la parte più antica di Ashina, il villaggio Mibu. Ad accoglierci in questa zona troviamo un ninja di quelli vestiti di viola, potentissimo, con esattamente lo stesso moveset di tutti gli altri, ma con una piccola aggiunta: il veleno. Infatti, oltre a tutti gli attacchi, le prese e gli affondi degli altri ninja, questo avrà una particolare combo che nel momento in cui riuscirà a colpirci più volte ci infliggerà lo status di veleno. Il nemico è potente in quanto ci toglierà un sacco di vita con il singolo attacco, poi avrà lui stesso un sacco di vita, sarà difficile rompergli la postura per effettuare l'attacco mortale, in più respawna, quindi ucciderlo non significherà non incontrarlo mai più. Fortunatamente però è in una zona facoltativa, quindi non ce lo ritroveremo davanti ogni volta che passeremo da questa zona, dovremo noi andare a cercarlo. Concentriamoci quindi sulla vera e propria strada per proseguire all'interno di questa zona, il villaggio. In un villaggio, come potrebbe essere sorprendente pensare, ci vivono delle persone. Per questo motivo, ad attaccarci ci saranno persone normali, uomini, donne, bambini, anziani, con dei lavori normali, quindi non allenati nell'uso delle arti marziali o della spada. Per questo motivo, quindi, ci ritroveremo contro gruppi di nemici molto numerosi, magari tra i 5, 6, 7, molto fragili, con però l'abilità di resuscitare qualche secondo dopo essere stati uccisi. Per questo motivo, a meno che non si vogliano sfruttare gli oggetti che aumentano la ricompensa a seguito dell'uccisione di nemici, consiglio di saltare completamente tutti i combattimenti in questa zona e andare oltre, raccogliendo tutti gli oggetti, nuotando nel lago e quindi combattendo, se si vuole, le trote, le carpe o qualunque animale essi siano, ma di saltare tutto quanto. Fondamentale in questa zona è la raccolta dell'oggetto che permetterà di potenziare lo strumento prostetico, la resina di pino. Una volta raccolto tale oggetto però dovremo fare attenzione nel momento in cui ce ne andiamo, perché alle nostre spalle saranno sbucati tipo 7 milioni di giganti e 450 miliardi di abitanti di questo villaggio Mibu. Non si sa da che parte della montagna o del terreno siano sbucati, però ci ritroveremo in un vicolo cieco, accerchiati da nemici.
Poi importante è il seme di zucca che si trova ai piedi dell'albero, a praticamente il centro della città. Nel raccogliere questo oggetto dovremo fare particolare attenzione a dei raggruppamenti di petali sul terreno, dei quali potranno sbucare dei nemici che ci afferreranno le caviglie e ci terranno fermi. Quindi nel momento in cui veniamo afferrati, le probabilità di morire a causa di quei nemici che finora abbiamo considerato deboli aumenteranno esponenzialmente. Perciò la difficoltà di questa zona è esattamente uguale a quella precedente, è sempre sull'aspettativa, un 5. Andando avanti e quindi incamminandoci verso la fine di questa zona, raggiungiamo uno spiazzo, sul cui perimetro possiamo vedere e sentire una donna in lacrime che sta suonando una triste melodia. Parlando con questa donna, in base alle scelte che avrete fatto durante la vostra partita, è possibile che cominci una boss fight che sarà evitabile. Partiamo da questo presupposto. Durante questa boss fight, questa donna fantasma ci attaccherà con attacchi rapidissimi. Non sarà molto difficile da evitare perché nonostante gli attacchi siano rapidi, sono comunque ben comunicati e quindi sapremo quando attaccare, quando deflettere, quando schivare, quando saltare via. L'unica cosa a cui bisogna fare attenzione sono gli attacchi da lontano. Nonostante ci saranno momenti in cui noi considereremo il nostro avversario lontano e quindi in una certa zona di sicurezza, dovremo fare molta attenzione perché sarà in grado di ridurre le distanze in un battito di ciglia, infliggendoci notevoli danni. È divertente da combattere perché ha uno stile di combattimento molto diverso da tutti gli altri guerrieri all'interno del gioco. Poi penso sia tipo la prima donna che ci troviamo a combattere, ha due barre di vita che però non distinguono due fasi diverse, ma semplicemente servono per aumentare la difficoltà. Difficoltà che quindi assegno a tale zona è di 6, per il fatto che sia completamente inaspettata e ha uno stile di combattimento diverso che probabilmente potrebbe portarci alla morte per giusto un paio di volte, non di più. Raggiungiamo quindi quella che è l'ultima area degli abissi di Ashina, la boss fight della monaca corrotta. Questa boss fight ha una sola fase, incredibilmente, totalmente in maniera inaspettata, che però è veramente difficile perché fa un sacco di danni. Questi danni sono accompagnati da movimenti che sono molto morbidi, fluidi, che sembrano lenti, che nel momento in cui impattano contro la nostra tenera carne, infliggono danni che senza problemi arrivano a ridurre del 75-80% i nostri punti vita. Oltre a questo, poi, nel momento in cui saremo noi a voler attaccare, il suo braccio sinistro la proteggerà da praticamente qualsiasi direzione, vanificando ogni nostro possibile sforzo. Ha veramente poche finestre in cui ci rende possibile l'attacco e dovremo essere noi bravi a sfruttarle con il giusto tempismo. C'è comunque da dire che sono sempre ben chiare e definite, quindi sarà veramente una nostra responsabilità. Per quanto riguarda me, io l'ho battuta sconfiggendola per il limite di vita, azzerandole la vita, non distruggendole la postura, perché è una cosa che ho provato più volte a fare, ma a causa di uno o due errori si arriva direttamente alla morte, quindi è una maniera di battere questa boss fight che sconsiglio, ma che comunque invito ad imparare, perché ammazzare nemici per postura dà veramente 50 volte la soddisfazione di ucciderli per limite di vita. Oltre a questo, poi, tale uccisione risulta noiosa in quanto aumenta eccessivamente la durata della boss fight, in più quando ti ammazza devi rifare tutto da capo ed è veramente fastidioso. Non so se si è notato che ho provato rabbia e fastidio in questa boss fight. Non mi sono divertito, è stato molto monotono e brutto, però riesco a vedere perfettamente i miei errori e capisco come sia stata progettata e come io abbia non sbagliato, però scelto il modo incorretto di combatterla. Quindi, difficoltà che assegno a questa boss fight finale degli abissi di Ashina è di 7. Difficoltà lievemente più elevata rispetto all'aspettativa, ma comunque non eccessiva per il fatto che è una sola barra di vita e quindi, nonostante tutto, non eccessivamente problematica.
Quindi questo è tutto quello che penso ci sia da dire in termini di difficoltà sulla zona degli abissi di Ashina. Sconfiggere la monaca corrotta ci permette di, oltre a potenziarci ulteriormente la forza, sfruttando il suo ricordo, di trasformarci in quello che è praticamente un sottomarino supremo. Infatti la monaca ci concederà il potere di respirare sott'acqua, per questo da questo momento in poi ci sarà possibile immergerci all'interno dei bacini, dei fiumi, dei laghi e di tutte le cose acquose, gli stagni che potremo trovare, per sondare il fondale e cercare di trovare nuovi oggetti che potrebbero oppure no ribaltare le situazioni così a caso. Questa zona è una zona che personalmente mi faceva un sacco di paura, perché inizia molto tetra con la magia, che però con l'andare si rivela essere non eccessivamente difficile, a parte le ingiustizie costituite dalla tizia degli occhi di serpente con la sua presa, che lasciamo stare perché comunque non mi voglio arrabbiare. Detto questo, quindi vi saluto e spero ci rivedremo nel prossimo video riguardante la forra.